All'indomani della decisione da parte della società di esonerare Stefano Cioppi, noi di Valesina TV lo abbiamo contattato telefonicamente per sentire la sua versione dei fatti. La prima domanda che gli abbiamo posto è se c'era qualcosa che non rifarebbe di quanto detto, quanto fatto in questa stagione a Iesi. Se le aspettative sono elevate, perché si parla di obiettivi sovradimensionati al reale valore della squadra, è chiaro che in momenti difficili le sconfitte si vivono con eccessivo nervosismo, che però fa parte comunque del clima di una squadra, perché tanto le vittorie e le sconfitte definiscono il clima di una squadra. C'è qualcosa che non rifaresti di quanto detto, di quanto fatto appunto in questa stagione a Iesi? Ma di sicuro cercherei di far capire bene che nella stagione scorsa la stagione scorsa, che è stata una stagione positiva, vincente, con tante soddisfazioni per tutti, che è stata una stagione che abbiamo vissuto sempre col giusto clima, nonostante delle pesantissime sconfitte, perché nella stagione scorsa abbiamo perso di 30 in tre occasioni, e nonostante questo siamo rimasti tutti sereni a lavorare, a migliorare, e ogni volta ci siamo riaffermati la domenica successiva. Ecco, la stagione scorsa è partita con le stesse premesse economiche di quella di quest'anno, e avendo le stesse premesse economiche, lo stesso budget per capirci, e dovendo prendersi tanti rischi scegliendo giocatori emergenti in Europa come i due americani esattamente per l'anno scorso, scegliendo giocatori che per la prima volta partecipavano al torneo di Lega 2 come molti dei ragazzi che abbiamo scelto per la panchina, e proprio perché i rischi erano elevati si doveva partire con gli stessi obiettivi, tarare le aspettative della nostra squadra agli stessi obiettivi della scorsa stagione. Questo avrebbe dato la possibilità appunto di lavorare con meno nervosismo, e quindi cosa non farei? Non parlerei di un obiettivo sproporzionato alle premesse di partenza, al valore di partenza della squadra. Starei molto più calmo su questo, in modo tale che l'obiettivo lo si poteva raggiungere comunque, ma in maniera molto più facilitata, perché non ci sarebbe stata tutta la pressione e di conseguenza il nervosismo di cui abbiamo parlato prima. Qualcuno ha sentito accusarti di poco pozzo con i giocatori, o almeno con alcuni, lasciare un po' troppa libertà ai veterani. Come rispondi a questa cosa? Il nostro lavoro è bello perché si svolge sotto gli occhi di tutti. A me piace fare allenamento con le porte aperte, perché mi piace vivere la città, il rapporto con gli appassionati, e poi la domenica chiaramente è un lavoro che è sotto gli occhi di tutti, quindi il bello del nostro lavoro è che ci può essere questo interscambio anche con i tifosi, e sicuramente ognuno guarda e dà il suo giudizio dall'esterno, che va accettato, e è chiaro che personalmente non mi faccio questa critica, non mi pongo questo problema, perché se l'anno scorso il mio modo di gestire anche i veterani, con i quali ho un grandissimo rapporto, come Ryan Hoover o come Michele Maggiori, che sono due campioni che ho avuto l'onore di allenare per 2 anni Ryan e quasi per 3 anni Michele, se l'anno scorso era un modo di gestirli giusto, perfetto, tant'è che abbiamo prolungato il mio contratto per altre 2 stagioni, io sono lo stesso dell'anno scorso, il mio rapporto con la squadra non è cambiato, e quindi credo che sono giudizi che non mi toccano, perché dipendono soltanto dai risultati, oppure chissà, magari da un po' di inimicizia personale, perché so che gli allenatori, dopo, quando stanno tanto tempo nello stesso posto, a qualcuno vanno antipatici. Ascolta, per quanto riguarda il mercato di quest'estate, col senno di poi ovviamente, c'è qualcosa che avresti cambiato, che non avresti fatto? Probabilmente abbiamo, rispetto all'anno scorso, abbiamo cercato di prendere un giocatore nella posizione di playmaker americano con
meno talento rispetto a quello dell'anno scorso, in modo tale che potessimo avere un giocatore più al servizio della squadra, più regista, più al servizio di un sistema, perché potesse, diciamo, far crescere gli altri. E probabilmente, se tornassi indietro, me ne fregherei di questo dettaglio e cercherei il playmaker americano con il maggiore talento che il mercato mi può offrire, perché gli americani in Lega 2 devono avere talento, devono realizzare, devono provocare vantaggi mettendo in crisi le difese avversarie, quindi devono essere giocatori di talento, e poi diciamo, i rapporti con gli altri si sarebbero sistemati col tempo. Ecco, l'unica cosa che ho imparato in questa stagione per quel che riguarda la Lega 2 è questa. Ascolta, la società Jesina, l'Aurora, ha espresso comunque un apprezzamento e un ringraziamento forte nei tuoi confronti. E pensi sia soltanto una dichiarazione di facciata, oppure c'era veramente una stima reciproca in questi anni? Ma io credo che sia nei fatti, perché alla fine sono stato a Jesi quasi 3 anni, 2 stagioni complete, e diciamo, dal punto di vista statistico so, perché anche l'ho letto in questi ultimi giorni, che pochi allenatori hanno avuto questo privilegio a Jesi, ma so che è anche un privilegio che pochissimi allenatori hanno in giro per l'Italia. Quindi se siamo stati insieme così tanto tempo, se avevamo costruito un progetto che purtroppo è stato interrotto prima del tempo, avevo un altro anno di contratto con la società, significa che da parte mia c'era un grande stima, un grande riconoscimento nei confronti di Jesi, e da parte di Jesi, dell'Aurora, c'era una grande voglia di stare insieme al sottoscritto, e quindi credo, mi fa piacere, mi fanno molto piacere le parole del comunicato, credo che siano sincere, ma non perché è un giudizio mio, perché è nei fatti e in quello che è stato messo nero su bianco in questi anni. Ascolta, come giudichi la scelta di lasciare la guida della squadra al tuo ex secondo Pecchia? Ma io nelle scelte degli altri preferisco non mettere assolutamente il mio giudizio, perché le scelte dal di fuori non si devono giudicare, le scelte vanno fatte dentro, dalle persone che conoscono la situazione, che conoscono le dinamiche del gruppo, che conoscono le possibilità economiche di una società, quindi giudicare da fuori secondo me è assolutamente non corretto, e quindi non mi interessa proprio dare il mio giudizio. Faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea e Damiano, perché devono sfruttare al meglio questa occasione per finire nel modo migliore possibile, per la squadra, per l'Aurora, per loro quest'anno e anche per il loro futuro professionale. Ascolta, in chiusura, c'è qualche sassolino nella scarpa che vorresti toglierti o no? No, perché i rapporti con la società sono sempre stati chiari, corretti, e quindi non ho niente. Come ho detto prima, la società L'Aurora, voi lo sapete, ci sono tanti soci, con alcuni di questi soci veramente si è instaurato un bellissimo rapporto in questi anni, che, come dicevo, mi dispiace interrompere anche dal punto di vista umano, e sono riconoscente nei confronti di tutti per l'occasione di lavoro che mi hanno dato in questi 3 anni, e quindi non ho bisogno di togliere nessun sassolino. Ho detto prima, tra le righe, che gli allenatori dopo qualche anno, per il ruolo che ricoprono, per le responsabilità che si prendono e che vengono attribuite anche forzatamente agli allenatori, dopo un po' hanno tanti amici, ma anche qualche nemico, e persone alle quali magari si va antipatici anche personalmente, e purtroppo in società con tanti soci questo può risultare determinante delle scelte. Cosa farà Cioppi adesso? Quale futuro lo aspetta? Che cosa sta facendo in questi giorni? Esiste un regolamento che in Italia costringe gli allenatori ad un unico tesseramento per ogni stagione agonistica, quindi io da
qui al prossimo luglio sono costretto, non posso allenare in nessun'altra categoria senior, in nessun'altra categoria giovanile, addirittura non potrei allenare neanche nel femminile, quindi sono costretto fino a giugno a riposarmi e per fortuna ho il mio contratto con l'Aurora che mi dà la possibilità di continuare ad essere stipendiato, come è giusto che sia. Fino a giugno non posso andare a lavorare da nessun'altra parte e quindi userò il mio tempo per studiare, perché questo è un periodo dove posso seguire colleghi del mio livello o anche di livello superiore, andando a vedere i loro allenamenti, cercando di capire le metodologie degli altri. Questo è un periodo in cui posso vedere tante partite dal vivo e in video, e quindi seguirò appunto squadre italiane e europee per vedere altri sistemi differenti dal mio e soprattutto per conoscere i giocatori. I prossimi mesi saranno un'occasione per studiare, appunto, per approfondire le mie conoscenze tecniche. Nel nostro lavoro non si finisce mai di imparare, come penso in tutti i lavori del mondo, e sfrutterò